Ciao a tutti, eccoci pronti per affrontare una bella partita, affrontare un maestro fida di non so dove, vediamo se è la bandiera, Zimbabwe, che contro D4 si trova di fronte alla mia cavallo F6 e su C4 decido di impostare il gambetto Benko. Ok, quando non voglio pensare molto, il gambetto Benko è la mossa che fa per me. In questa variante, quindi linea principale, lui mi cattura A6, in realtà è una mossa possibile. E dopo un'inversione di mosse si rientra verso questa posizione dove io arrocco rapidamente. Qualcuno dirà: beh, è subito E5, guardate che belli questi pedoni. Sarei assolutamente d'accordo con lui. Però quello che voglio impostare è uno schema di gioco molto cattivo, tagliente, contro il mio avversario. In questa posizione svolge un ruolo fastidioso questo alfiere che indirettamente guarda la mia donna. La domanda potrebbe essere: sta minacciando qualcosa? Effettivamente la mia donna è in pericolo? La risposta è una soltanto: no. Come vedete, non ha scoperte di cavallo che possano realmente dar fastidio alla donna. E allora direi di continuare con il mio sviluppo. E alfiere A6 è la mossa che si aspetta lui, perché in caso di cattura io riprendo e lui è già pronto ad arroccare. E allora, quando io gioco alfiere A6 e lui mi cattura, per essere coerente dovrei catturare di donna. Altrimenti la ripresa di cavallo, anche questa merita assolutamente attenzione. Se invece volessi evitare questa spinta in E5, allora a quel punto giochiamo D6. Quindi direi che D6 è la mossa della partita. Siamo rientrati effettivamente verso linee principali. E quando lui farà una mossa di sviluppo di alfiere, a quel punto la catturina 6 sarà un po' più logica, un po' più forte. Quindi alfiere per A6 sulla scacchiera, immagino comunque arrocco lungo. Ed è tematico per il nero evitare che il bianco con facilità possa giocare a questa mossa. Quindi cavallo D7 sembra fare proprio il caso nostro. Merita attenzione, così come dicevo prima, questo cavallo che per adesso non ha case interessanti di salto, altrimenti la mia donna sarebbe assolutamente in pericolo. Su A4 direi che è il momento di prendere spazio. Adesso il salto pericoloso potrebbe essere cavallo B5. Il controsalto, la contromossa pericolosa, e qui qualcuno direbbe, sembra un po' che te le vai a cercare, potrebbe essere questa. Ed effettivamente la donna si nasconde lì, circondata da pezzi bianchi, semplicemente per una motivazione tattica, la cattura del punto B2. In alcuni casi, alfiere per C3 seguita da donna per E4 potrebbe essere un'altra possibilità, però quanto è impegnativo dare l'alfiere di fianchetto? Ve lo chiedo, quanto è impegnativo dare l'alfiere di fianchetto? Rispondete pure nei commenti. Allora, alfiere per C3, pericolo. Ok, qui direi cavallo per mossa di sviluppo. E chiaramente adesso il pericolo potrebbe avvenire con il cavallo che si sposta in B4. Miglioro le torri. Torre B8, vogliamo catturare qui. C'è stato un momento di silenzio perché cavallo B5 avrebbe permesso d'ora per B2, quindi tutto ancora sotto controllo. Ok, momento di panico. A prima vista, la prima che mi viene in mente è che io sposto la donna e il cavallo ha strada libera. E chiaramente dove spostare la donna? Dove posizionare la donna in modo che non intralci il proprio sviluppo. Probabilmente la casa C4 potrebbe fare al caso nostro. In quel caso, su donna C4, pedone B3, cavallo B4, non mi cattura, catturo C2, e immagino che ci sia un cambio di torri, una ripresa, e lui resta con un pedone in più. Non mi preoccupa molto, penso che quel pedone riuscirò a recuperarlo, però comunque resterà col pedone in più. L'altro percorso che immagino è un percorso tattico che potrebbe essere donna B7, idea lasciare casa libera al cavallo che salterà lì in B4, e poi vedere un po' come sviluppare i pezzi. Ad ogni modo, considero donna C4 come mossa più interessante per entrare in un finale dove il mio pari categoria dallo Zimbabwe dovrà affrontare questa posizione. Il cambio delle donne lo considero obbligato. Se lui non cambia, chiaramente sarei entrato in modo cattivo. Su questa cattura, cavallo per,
Cavallo per sembra essere forte. Oppure torre per. C'è un attacco e voglio giocare a cavallo a 3. Idea, cavallo per c4. Vediamo un po' che tipo di finale giocheremo. Quindi cavallo forse a torre c1. Su torre c1 non so se cavallo a 3 sia la mossa giusta. Forse torre qui. Torre b2 portando pezzi in attacco. Anche cavallo d4 interessante, oppure cavallo b6. Cavallo b6 non funziona per temi di matto, però vediamo insieme, perché io gioco cavallo a3, minaccio il pedone, lui mi gioca cavallo b5, a quel punto io ho cavallo b6 di pedoni in attacco 2 e quindi uno dei due riesco a eliminarlo. Potrei altresì giocare esattamente allo stesso modo, posizionando prima la torre in B2. Sappiamo che i pedoni sono facilmente bloccabili da dietro, quindi immagino che quando lui andrà avanti ci sarà un momento dove torre in A2 difenda tutto quanto. Vediamo un po' se questo è il momento giusto. Su cavallo A3, che succede su cavallo A3? Anche su cavallo D4, però cavallo A3 minaccia torre per in alcuni casi. Allora, io considero che cavallo a3 sia una buona mossa. Minaccio cavallo per c4. Se questo pedone va via, alle brutte, cavallo b6 dovrebbe tenere facilmente la casa di promozione. Quindi probabilmente su a6 cavallo per c4. Ok, cavallo per c4. Considero che si possa giocare. Su cavallo B6 lui ha questa stranissima mossa. Perché se io catturo, invece no, perché poi vado in avanti, vado indietro, quindi questa mi va più che bene. Mettiamo una pezza, non so come andrà la partita, però la casa di promozione è sotto controllo. Adesso c'è un doppio attacco su C4, che magari non è la mia idea iniziale, però cavallo per c4 e cavallo per c4 gliela faremo. La promozione per adesso è tenuta e su questa direi che alfiere per c3. Cosa c'è su alfiere per c3 e torre qui? Vediamo chi ha calcolato meglio. Alfiere per c3. Vi dicevo prima, l'alfiere di fianchetto è importantissimo. Non cambiatelo così, con così tanta facilità, perché è colui che vi salverà le partite. E torre in A2 mi serve per tenere sotto controllo questo pedone. Ok, torre A1 ammetto che non l'avevo considerata. Torre A1 non l'avevo considerata, il cambio è dovuto. O forse c'è questa qui, torre a 3, mi cambia, cavallo cattura, alfiere a 5 lo nasconde all'angolo e poi avremo cavallo b5, quindi torre a 3. Per quanto sia strana, probabilmente è la mossa corretta in questo momento. Si gioca un po' sul temi di Zugzwang reciproco, che significa questa parola. Qualcuno avrà ascoltato o letto la parola Zugzwang e si sarà chiesto di che si tratta. Esattamente. Esattamente è ciò che mi sono chiesto anch'io. Allora, Zugzwang significa senza mosse. Allora, io vado qui. Allora, io vado catturo. Poi gioco cavallo a3. La mia idea è andare in B5. La domanda è: può impedire il salto in B5? La risposta sembra essere una soltanto, quindi no. Quindi voglio saltare in B5, eliminato A7, penserò un po' come progredire e valorizzare il mio forte pedone C. La struttura pedonale del nero è esattamente quella che vuole ottenere il nero giocando l'apertura e il gambetto Benko, che avete già visto in n.000 video qui sul canale, è chiaramente una delle mie aperture preferite. E quindi si vuole creare un pedone C libero, sostenuto dagli altri pedoni,
con il sostegno della cavalleria. Se tutto va bene, esattamente il tipo di finale che si vuole ottenere è questo qui. Il pedone in A7 non è un problema. Ad ogni modo, fossi lui, cercherei di creare complicazioni. La spinta in E4 in E5 è tipica. Infatti, non ho calcolato tanto, potrebbe darsi che F6 sarebbe stata un po' più precisa. Qual è l'idea di E5? Che dopo il cambio la debolezza si trasferisce su D6 e quindi lui cerca di attaccare. Ok, cavallo. Vediamo che vuole fare, perché se io gioco questa, lui mi gioca cavallo C4. Però il punto A7, come detto prima, in realtà non è modo di difenderlo, quindi il mio cavallo, per quanto sia brutta, lo porto qui all'angolo. E ha trovato controgioco in questo modo. E allora io il mio pedone di vantaggio ce l'ho ancora. Se catturo vorrebbe dire restituirlo. Come vi dicevo prima, intuivo che E5 fosse per lui una mossa necessaria. E questa è la posizione che avremo di fronte. Su D6 non sembra esserci di meglio, forse posso giocare mosse impegnative tipo F8. Se io gioco F8, vabbè, a parte che può catturare, giocare alfiere D6. Vediamo se gioco questa. D7 è sotto controllo per il cavallo. Cavallo C6 è chiaramente la più strana, però sul cavallo C6 è lo stesso, lui mi cattura. Io catturo alfiere D6 e a questo punto, senza complicar troppo, sono costretto a giocare a queste posizioni che adesso tende al pari. C'è un momento in cui mi sono perso qualcosa. D'accordo, cavallo B5, questo cavallo andrà in E6 e non resterà che offrire patta. Cavallo va in E6. L'altro va in D4, immagino che cambi, non è così. Allora cerco di prendere spazio, cavallo F5, voglio probabilmente prendere quell'alfiere, re G7. Questo lo togliamo, F6, se mi sposto sul bianco, e chiaramente ci fa poco, cioè non riuscirà mai ad attaccarmi. Forse è qui, però io vado dall'altro lato. La debolezza, il punto debole è F6. Se lui non riesce ad attaccare F6, non riuscirà ad attaccare. Cavallo E6, attacchiamo. In realtà non è un vero e proprio attacco. Però questa già lo obbliga a posizionare un pedone su casa nera. Cavallo F3, me lo intrappolo. E allora torniamo in E6. Quindi oscillo con il cavallo E6, G7. G7, in alcuni casi salto in F5, altrimenti ripeto la posizione. E andiamo in E6. Invece no, vuole provare a vincere. Non ho chiaro come voglia fare, però prendiamo un po' di spazio. Nel dubbio, un re in E6 non può essere brutto. Dopodiché, vediamo questa, cavallo D5, prendiamo spazio anche noi. Scacco, te lo diamo. F5. Ok, G4, cambio, poi gioco F5. In quel caso si pareggia oppure F5 diretta, perché se lui mi cattura prendo di cavallo. Ok, non è stato così. Posso fare scacco. Potrei catturare. Catturo, catturo, scacco, via. Spingo, pedone libero. Però chiaramente, visto che non c'è tempo, mi limito a difendere. Cavallo qui, idea cavallo per H4. E su cavallo per H4 ci diamo una mano, così come su questa. Vediamo un po', perché ho sbagliato qualcosa. Sono sicuro che qui
stia meglio nonostante la presenza del pedone A. Ok, il computer non è d'accordo. È qui che sto meglio, secondo il computer, semplicemente con cavallo B4. Semplicemente mica tanto. Cavallo B4, probabilmente l'idea è alfiere per C3, cavallo A2. Ok. Diciamo, torre B6, non l'ho minimamente considerata. Torre B6, catturo subito questo pedone, tolto il pedone, tolto il problema. E poi si ricomincia. Difatti il punto C4 per lui è un pedone perso. Ok, nuovo passo indietro, 2522, una patta ben luciata in spagnolo, molto lottata. E alla fine, passetto indietro e appuntamento domani con la prossima. Ciao!